Intanto grazie per l'invito, è sempre un onore comunque di ricevere il vostro invito, mi piace stare con voi, mi sento a casa, quindi grazie. Partirei direttamente da quest'ultima frase del dottor Mesini. Iniziamo a fare qualcosa per uscire fuori da questa crisi. E è venuto fuori più volte negli interventi la necessità di ruolo del volontariato come attore in questo processo di uscita dalla povertà, di contrasto alla povertà, di quella che il premio Nobel per l'economia di quest'anno Angus Deaton ha chiamato la grande fuga dalla povertà, che l'umanità ha intrapreso negli ultimi secoli. Io vi vorrei fare una domanda: qual è la notizia che in queste settimane avete più spesso letto sui giornali e visto nei titoli dei telegiornali? Con cosa ci fare? Nelle ultime settimane, è un periodo un po' più lungo. E banche, ti è d'accordo? Sì. Allora, questa vicenda delle quattro banche salvate dal fallimento attraverso un processo nuovo che quindi ha creato qualche difficoltà ha messo in luce un aspetto importante tra i tanti, diciamo, che è legato all'analfabetismo finanziario ed economico degli italiani. Allora, questo è un dato che tra l'altro è stato rafforzato da ricerche internazionali, per esempio nell'ultima rilevazione PISA OCSE, che l'OCSE fa nei paesi più industrializzati, non solo, diciamo, in giro per il mondo, risulta che l'Italia, che i giovani italiani sono al 41esimo posto nel mondo per competenze finanziarie ed economiche, ben sotto molti paesi africani come il Kenya, più o meno a livello del Ghana, al di sotto della praticamente tutte le nazioni europee, al di sotto di molte nazioni asiatiche. Competenze economiche e finanziarie significa sapere cos'è un conto corrente, sapere qual è la differenza tra un'obbligazione e un'azione, sapere come funziona, cos'è il PIL, come funziona la borsa, cioè, non cos'è un derivato esotico, no? Ma cos'è, con le quali noi dobbiamo fare tutti i giorni, un conto corrente, l'uso del banco. Allora, questo elemento dell'analfabetismo economico-finanziario è un elemento fondamentale sul quale torneremo. Primo punto. Secondo punto è questo. Io ogni anno, quando inizio il corso con uno dei corsi, con i miei studenti, chiedo loro quanti sentono la vocazione a diventare imprenditori. Allora io insegno questo corso è in una laurea specialistica di economia manageriale, quindi sono ragazzi che l'anno dopo si troveranno sul mercato del lavoro e hanno studiato per 5 anni economia manageriale. Su 120 l'anno scorso mi hanno risposto affermativamente, cioè hanno risposto io voglio fare l'imprenditore, su 121. Allora, questo è un altro elemento che mette in luce una caratteristica del nostro sistema sociale, cioè la mancanza di spirito imprenditoriale, di cultura imprenditoriale. Se questi due fatti, analfabetismo diffuso, economico finanziario, carenza di cultura imprenditoriale, li mettiamo dentro il sistema economico nel quale viviamo oggi, che è un sistema economico fondamentalmente, diciamo, che si chiama capitalismo predatorio, voi capite quanto fragili siamo, cioè quanto fragile è il nostro sistema sociale ed economico. Allora non si può pensare di fare qualcosa per uscire dalla crisi, per creare posti di lavoro, per pensare ad un sistema anche più giusto, quindi redistributivo, capace di generare valore e non solo ricchezza, se non si parte da lì, cioè se non si parte dall'educazione economico-finanziaria e dall'educazione in generale, ma anche con questa componente economico-finanziaria e dalla, come dire,
capacità di suscitare lo spirito, la voglia di fare impresa. La voglia di fare impresa significa la voglia di farsi venire delle idee che soddisfano bisogni o per soddisfare bisogni delle persone che ci stanno intorno nei nostri territori e di perseguire quelle idee attraverso appunto un sistema di impresa. Ora, cosa c'entra tutto questo con il volontariato? C'entra, io penso, moltissimo, perché ha a che fare con l'idea di economia che noi vogliamo. Allora, l'idea di economia che noi vogliamo, è, che è molto diversa rispetto a questa del capitalismo predatorio, è un'idea di economia civile, è un'idea di economia che è umanistica, capace di mettere l'uomo al primo posto. È un'idea di economia civile al centro, sapete cosa? La gratuità. Per quanto strano possa essere parlare di gratuità in economia, ma è così, perché gratuità non è gratis, non è ciò che non ha prezzo. Gratuità, o meglio, non è ciò che ha prezzo zero, gratuità è ciò che ha prezzo infinito, cioè è ciò che io faccio per una ragione non strumentale, cioè è ciò che io faccio perché ci credo, perché sono mosso da motivazioni intrinseche. Allora, questo può sembrare strano, ma queste motivazioni intrinseche stanno al centro di un sistema economico sano. Un sistema economico malato è un sistema economico che uccide invece queste motivazioni intrinseche. Allora, il luogo nel quale le motivazioni intrinseche si generano, i luoghi nei quali, uno dei luoghi nei quali le motivazioni intrinseche si generano è questo, è il mondo del volontariato, dove persone imparano a fare qualcosa per gli altri, non per ottenere un fine ulteriore, non in maniera strumentale, ma in maniera appunto intrinseca. Per questo io penso che, insomma, di interpretare anche il vostro pensiero, il pensiero del CSV, questa alleanza forte tra dimensione economica intesa come università, come agenzie formative e il mondo del volontariato è strategica per ripensare e per attivare quel processo di uscita dalla crisi di cui si parlava prima. Allora, concretamente cosa possiamo fare? La proposta è questa. Noi abbiamo pensato a, con l'università, con altri soggetti, un'altra domanda. Qual è il primo impatto che i bambini hanno col mondo dell'economia? Salvadanaio. Monopoli. Io la prima volta che ho maneggiato dei soldi sono stati soldi del Monopoli, no? Allora, Monopoli spiega al bambino come funziona l'economia. Il problema è che spiega come funziona una visione dell'economia che è antidemocratica, che è antiumanistica. Perché? Perché il monopolio è esattamente la negazione del mercato, la negazione dell'economia. Come finiscono di solito le partite a monopoli? No? Di solito si sciuscia la partita, no? Come si dice? Perché? Perché il meccanismo del monopoli è, direbbero i tecnici, un gioco a somma zero. Cioè, se io voglio vincere, devo far perdere gli altri. Cioè, è la perdita di uno è la condizione necessaria perché qualcun altro possa vincere. Allora, l'economia non funziona così. O meglio, funziona così l'economia malata, l'economia appunto predatoria, ma il mercato può essere un luogo nel quale si fanno giochi a somma positiva, dove tutti possono vincere. Cioè, se no non si crea ricchezza, la creazione del valore della ricchezza, che poi può essere più o meno come distribuita, è un gioco a somma positiva. Allora noi cosa abbiamo pensato? Facciamo un gioco nel quale immettiamo dentro i principi dell'economia vera, e i principi dell'economia vera sono, quindi diciamo, la gratuità, la fiducia, il ruolo delle relazioni e della reputazione, i beni pubblici e i beni comuni, l'onestà e così via. Tutti questi noi abbiamo pensato a un gioco appunto che si chiama Wicopo, che è una sorta di monopoli, quindi un gioco da tavolo con le bevine, con i soldi, con il quale però i ragazzi, e non solo i ragazzi, possono sperimentare come funziona un'impresa realmente, nelle sue relazioni con la pubblica amministrazione, nelle sue relazioni con le altre imprese, e quindi si fanno investimenti congiunti, ci si crea una reputazione, si possono pagare o non pagare le tasse, si può essere in regola con
spostano per sempre, quindi è così. Il gioco è semplice, non è particolarmente complicato, però pensiamo che sia uno strumento utile per attivare questo processo in maniera ludica e leggera, questo processo di formazione sia di uno spirito imprenditoriale sia di una costruzione, appunto, di una idea di economia basata su, non tanto sul gioco a somma zero, ma il gioco a somma positiva. L'idea di fondo qual è? È che non si può vincere da soli in questo gioco. Cioè, uno vince, ma vince solo quando il territorio nel quale queste imprese operano, che nella versione attuale è proprio la Sardegna, c'è cioè una cartina della Sardegna, solo quando questo territorio sta fiorito. Qual è l'idea? Che un'impresa non può svilupparsi nel deserto. Cioè, il sviluppo è, non è un'impresa di successo, no? Le imprese hanno successo quando fecondano in qualche modo il territorio nel quale operano, quando hanno ricadute positive nel territorio nel quale operano. Quindi si può vincere, quindi uno vince in questo gioco, ma solo quando tutti hanno fatto la loro parte per far fiorire questo territorio. Allora questo è il gioco. Però non ho portato una scatola. Quelli sono il nuovo, però comunque potete andare sul sito wikoff.info e lì vedete anche materialmente come è fatto il gioco, che è fatto bene, tra l'altro è nato dalla collaborazione di non solo degli economisti, ma ci sono dei giovani designer che hanno volontariamente messo il loro lavoro a disposizione, ci sono matematici, pedagogisti, quindi una cosa tutta sarda di alto livello e che pensiamo possa essere utile in questo processo. Quindi la sfida e la proposta è quella di insieme fare un'alleanza per portare attraverso l'educazione economica l'idea di un'economia fondata sulla gratuità, cioè sulle motivazioni intrinseche. E ci sono due fasi di questa proposta. La prima è già un progetto pilota che è già partito e che ci vedrà visitare le scuole di tutte le province della Sardegna per fare dei seminari, dei mini tornei di WeCo. Il passo successivo è già in questa fase, CSU sarà pieno di quello. Il passo successivo prevede, attraverso la collaborazione della Fondazione per il Sud, un progetto un po' più ambizioso sia numericamente, sia in termini di soggetti coinvolti, sia di ragazzi coinvolti, sia di incisività della proposta che vogliamo fare. E questa è l'operazione che ci vedrà coinvolti insieme in questo 2016. Io vi ringrazio.